Portogallo, più nello specifico da Porto. Siamo in centro città, esploreremo questa città e altre città che non vi spoilerò. Laggiù, non so quanto si veda, c'è la sé di Porto, la cattedrale vecchia, su una salita, e lì c'è un'altra salita con un'altra cattedrale che dopo andremo ad esplorare per capire qual è. Si prospettano salite come non mai. Il Portogallo è fatto così. Si ricorda Lisbona. E si prospettano mangiate di pastel de nata Già fatte, e tra bevute di l'altro. Porto Quelle ancora no. e chi più ne ha più ne metta, quindi welcome to Porto. Esatto, dovevo berlo il Porto stamattina a colazione, ma alla fine mi ha toccato optare per il whisky. Trovate la nostra deliziosa colazione su Instagram con pastel de nata. Questa qui è l'Igreja dos Clérigos, di clerici. Abbiamo percorso una salita così, come direbbe lui, una pettata così, convinti che fosse la sé, ma convinti, Invece fosse... la sedia di sotto. La sé è di sotto, quindi siamo saliti quasi per niente. Quasi per niente, è No, brutto. dai, è carino. Andiamo a fare una foto? Alla fine, amici, siamo entrati in questa Igreja dos Clérigos. E non è neanche male dentro, devo ammettere, è gratuita, quindi diciamo che la salita ne è valsa la pena. Merita, merita. Adesso però andiamo a cercare la vera star, che è la sé. Siamo venuti a fare una piccola deviazione in Praça da Liberdade. No, volevo che prendessi anche il percorsino che Io ti avevo stavo dicendo di fatto. camminare. Io volevo che prendessi un po' tutto. Stavo dicendo a Roberto che non mi sembra una città portoghese perché è meno colorata di quel che pensassi. Cosa con cui non sono Ma vedi, d'accordo, non come è ti ho detto prima, d'accordo. perché ci sono un sacco di edifici pieni di azulejos, quindi Difficile? quelle mattonelle blu, Ah. bianche e blu. Una fermata della metro perché Porto si gira anche in metro, anche se consigliano di girare a piedi. Beh, non è gigantesca il centro, È quindi. abbastanza fattibile a piedi. Sì. Non abbiamo neanche l'hotel in centro noi, quindi vi confermo che è fattibile a piedi. Poi volevo avvicinarmi a quel palazzo lì. Stiamo andando. Tra poco. Amici, più in là non si va, il massimo dove si può arrivare è qua. C'è un'inferriata e un tizio che spiega cose, quindi lo vediamo da qua. Mi sembra un edificio visto e rivisto. Possibile altri edifici che abbiamo già visto in giro. Non so a cosa si Non è riferisce. portoghese. Ma perché? Vabbè, ora lei ha preso di punto che questa non è una città portoghese, non sembra, ora qualsiasi cosa dovrà I pastel de nata erano molto argomentare la portoghesi. sua tesi. Tanto ti Oh, conosco. no, non argomento, adesso andiamo a vedere qualcos'altro e argomenterò di conseguenza. Sì, ma tanto comunque andremo a finire sempre lì. Beh, Quindi? niente? Ah, pensavo dovessi dire qualcos'altro. Eccola, amici, la sé. Che meraviglia. C'è da salire un bel po' adesso per arrivarci. Però da qua giù sembra davvero bella. Adesso si sale. Ragazzi, guardate che bel panorama già dalle scalinate. Ora sì che mi sembra portoghese, ora mi ricorda molto l'Alfama di Lisbona. Tu che dicevi che non avrei cambiato idea, l'ho cambiata. Adesso proprio Che è meraviglia, palese. raga. Eccola ragazzi, Roberto continua a dire che è una fortezza. Io sapevo che se voleva dire cattedrale vecchia, tipo se c'è qualche portoghese che sta guardando questo video ci aiuti e ci delucidi. Guarda che gli albanesi non hanno guardato il nostro video dell'Albania, antipatico. Vuol dire? Non è che tutte le volte, cioè, Io devi ci vivere la spero, nazione. io ci spero. Eccoci qua. Questa è la facciata. Spero vediate qualcosa perché la luce non è a favore, ma assomiglia anche alla sé di Lisbona, se ci fai caso, come facciata. È una cattedrale, Roberto, non è una fortezza, cioè. La nostra traversata, la prima. Ma cosa stiamo attraversando esattamente? Luis primo.
No, il ponte Luís va bene, qui infatti è il ponte più famoso di Porto, non so perché è un po' così, ma stiamo attraversando il mare o il fiume? Questo è il Douro, questo è un fiume. Il Douro, però è come Lisbona che dopo è accanto al mare, vero? Sì, c'è il Tago che poi diventa mare. Più vicino al mare di Lisbona. Perché io so che di là ci sono le spiagge, di là dal fiume, quindi qualcosa, insomma, c'è sempre della gran confusione in Portogallo, non sai mai se stai attraversando mare, fiume. Tutto confuso, dovrebbe essere di qua il mare se non sbaglio. Ok. Qua, sì, alla nostra sinistra. Siamo ancora sul ponte São Luís e laggiù c'è una spiaggia, non so se la vedete. È sul fiume? Sì, quella è ancora fiume, non è mare. Ah. C'è anche dietro. Allora è una spiaggia sul fiume. Forse le spiagge di cui avevo letto su internet erano del fiume allora. Il mare forse non è. Vabbè. Siamo arrivati di là dal fiume, siamo arrivati al monastero do Serra do Pilar. Questo... Per il nome, io l'ho appena riletto. Ah, ok. Ok. Voglio dire, ogni persona professionista studia, cioè. Sì. Ci si può ricordare e sapere tutto. Si studia e poi si espone. Questo qua non so se sia visitabile dentro. Comunque c'è un bel po' di vento e c'è la solita bellissima visuale sull'altro quartiere di Porto, al di là del fiume, un po' una visuale che c'era anche dalla Sé. Ribeira dovrebbe chiamarsi, sì. E si vede anche la Sé. Si vede tutto e si vede anche il ponte São Luís visto per bene. Esatto. E questo è il monastero. Stiamo degustando del Porto, anzi lui l'ha già finito di degustare. Certo. Il tagliere non c'è più, lo trovate su Instagram. E poi volevo riprendere questo meraviglioso scorcio di qua, che è la tipica foto da cartolina di Porto. Veramente meravigliosa, con il ponte São Luís lì. Spacca, raga. Alla salute. Di quanti anni ha quel porto? 10 anni, questo ne aveva 20. Ne aveva 20. Prima abbiamo attraversato il ponte da lassù, dalla parte alta. Adesso per ritornare nel quartiere di Ribeira lo attraversiamo dalla parte bassa. Prima diamo un'occhiata al fiume. Sì. Prima diamo un'occhiata al fiume da vicino. Non sembrava così alto sto ponte quando eravamo lì prima. A me no. Perché soffro i vertigini, quindi mi raccomando di te magari. Sì, può darsi. Ecco il fiume. Là c'è il coloratissimo Ribeira. In cui stiamo per andare. Adesso... I cinguetti sono artificiali, sappiamo. Sì, no? Un tizio là che vende degli uccelli finti. Adesso allungo il bacchiolo e la immergo. Ah, è così lungo? No! Eccolo raga, per non farmi investire, il ponte São Luís. Luís, non so quanto si legga, non so quanto si senta, perché ci sono le persone che mi disturbano il video. Ti sei messo nel punto più trafficato. E questo è il ponte da sotto. Che in realtà, anche se non sembra, è alto, perché prima abbiamo visto passarci sotto una barca abbastanza alta. Quindi non sembra, ma è alto. Quindi ciao cantine di Porto e villa da, come si chiama di là? Ah, villa da Gaia, sì, villa grande da Gaia. Torniamo a Ribeira. Prima di andarmene del tutto volevo fare un'inquadrata di quanto è bello il monastero visto da qui. Ok, ciao amici, a dopo. Siamo ufficialmente a Ribeira, il quartiere patrimonio UNESCO di Porto. Pieno di vita, devo dire. C'è un sacco di gente, un sacco di casino, un sacco di musica. C'è il mercato. È davvero, davvero carino.
Lì c'è la visuale sul monastero che abbiamo visto prima. Ho perso Roberto, non ho la più pallida idea di... Ah, ok, lì a sedere. Siamo venuti al Palacio della Bolsa. Sarebbe Praça do Comércio, che c'è anche a Lisbona. È un caso di umore. Questo qua. Non so cosa sto riprendendo. È il bello del mare. Il bello del bastone, esatto. Il bello di non essere professionali. Ci resta da vedere Casa da Musica e poi siamo stati bravissimi e abbiamo già visto tutto a Porto. Quindi... Abbiamo visto un sacco di tifosi inglesi, è stata la finale, sì, di Champions ieri. Uno qui accanto a noi che sta cantando l'inno del Chelsea. La sua vittoria. No, prima soprattutto a Ribeira, nei ristoranti sul fiume, c'erano soltanto inglesi. Tifosi inglesi, bellissimi. Solo inglesi. Poi col Covid possono venire soltanto in Portogallo. Al momento sì, quindi... al momento sì. Evviva, eccomi raga. È lì. Oh, beato lui che canta e si diverte. Vabbè. Buonasera amici, alla fine non siamo andati alla Casa da Musica perché era lontana e non è una di quelle cose che ci interessa granché. Quindi concludiamo il video di Porto con São Bento. Una stazione ferroviaria. Una stazione ferroviaria che ha la fama di essere molto bella. Stiamo scoprendo diretta, siamo appena entrati. Sì, esatto. Questo è il soffitto, non so se lo sto inquadrando. Direi di sì, ho un po' di rappresentazioni di battaglie varie. Non so neanche quanto sentirete perché c'è il classico bordello da treni, però... Sembra normalissimo, carino. Sì, se l'avevano descritta come una meraviglia, una stazione. Carina, dai, carina. Bene, allora andiamo a fare dove c'è meno casino a salutare. Torniamo nella saletta. Ok. Bene, l'avventura a Porto si conclude. State sintonizzati per scoprire altri posti, perché andremo a visitare altre città. Tra l'altro le destinazioni dei treni hanno spoilerato un po' le nostre prossime destinazioni. Non credo le abbiano viste. Però ce l'hanno scritto, entrambe. Quindi da Porto è tutto. Tre. Hasta la vista. Buongiorno, siamo a Coimbra, nella Praça de 8 Maio. 8 de Maio. 8 de Maio. La nostra prima tappa, siamo arrivati qui in bus da Porto e abbiamo qualche oretta per esplorare questa città, la cui università è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Andiamo. Andiamo a scoprire il motivo. Esatto, sarà bella. Siamo arrivati alla Sé Vecchia di Coimbra, la cattedrale vecchia. C'è anche una cattedrale nuova. Che per... chissà dov'è. Ah, comunque per arrivarci abbiamo percorso un cantiere. E un cantiere così. In attività, tra l'altro. In attività, stiamo quindi. Stiamo segando dei gradini. Quindi, insomma, anche la nostra dose di cantieri non è mancata nemmeno in questo giro. Posto. C'era proprio un vecchio a guardare. È vero, ci ha rubato il posto, vabbè. Adesso vediamo se si può entrare, se no passiamo oltre. Penso di sì, comunque, mi sembra di vedere tutto di strano. Ve la inquadro anche di lato. Dentro abbiamo dato un'occhiata veloce, per entrare più dentro nello specifico si doveva pagare. A Roberto non sta piacendo sta chiesa, quindi abbiamo deciso di non entrare. Siamo nella parte alta della città, si capisce dal mio fiatone. Lì c'è il simbolino UNESCO dell'Università di Coimbra. E questa qui è il Museo Nacional de Machado de Castro, che però dovrebbe coincidere con la cattedrale nuova, che quella di prima giù era la vecchia. Quella lì è l'università. Infatti c'è anche il simbolino. È visitabile anche dentro. Adesso ci informiamo, andiamo a dare un'occhiata. Eccola qua. Lì c'è la facciata.
questa qui è la facciata di questo museo e cattedrale nuova. E mi sembra molto chiusa. Sì. L'entrata sarebbe quella, ma c'è l'imperiale. Sì. Oggi è proprio chiuso. Vabbè. E lì c'è la facciata dell'università coperta dai cartelli, ma tanto dopo ci andiamo. Le scale. Tanto che... oggi non abbiamo fatto altro. Madonna, raga, in salita di brutto, altro che Porto. Bello studiare in un'università patrimonio UNESCO, figo. Sì, ma sono tutte le macchine di fare tutte queste rampe di scale per arrivare. Due polpacci così ti vengono. Madonna. Ecco l'Uni. E una visuale sulla chiesa nuova. Andiamo. Cioè. E sul parcheggio, beh. Oh, vedi, c'è il parcheggio. La nostra non aveva un parcheggio così figo. Non aveva un parcheggio, è diverso. Cioè. Infatti. Adesso ci avviciniamo e vediamo quanto costa entrare per visitarla. Dicono che dentro è bella, che c'è anche una bella libreria. Boh, vediamo. Non so se potrò filmare dentro, ma in caso contrario, Instagram in descrizione. Alla fine non siamo entrati perché quella lì era soltanto una parte di un polo ampissimo composto da tutti questi edifici qua. Praticamente ogni edificio è qualcosa. Quello è il dipartimento di chimica, quello lì era un altro polo, questo un altro, quello lì è il laboratorio di chimica. Cioè, ci sono un sacco di edifici diversi, non so neanche bene se si possa entrare in tutti. Qui c'è un ticket office intanto, tra... Qui c'è un ticket office intanto. Non so per cosa sia. È veramente grande. Sarà il ticket office per questo edificio qua, che sarà un altro polo ancora. Laboratorio chimico. Adesso, come nostro solito, giriamo un po' a caso, come sempre, e poi vediamo un po' cosa vediamo. Abbiamo proseguito e abbiamo raggiunto la facoltà di matematica, simpatica! Simpatica al contrario della materia che viene spiegata dentro, devo dire. L'avrei fatta più storia da... Beh, ci sta, in realtà c'è tipo, credo sia Newton quello, gli antichi greci. Ci sta, dai, che siamo fermati. E poi qui c'è Di Dinis. Dom Dinis. Dom Dinis. Non ho studiato, non so chi sia. E lì c'è la escadaria monumentale, che sarebbe la scalinatona per arrivare all'università. Ah. Vediamo che tanto le sferone, ma c'è una scala. Ah, ok. E laggiù c'è un coso molto bello che sembra un monastero, ma Roberto già si lamenta che è lontano. Perché più che altro bisogna scendere e risalire, e poi riscendere e risalire. Peccato, era bello. Vediamo quanto tempo ci avanza. Siamo arrivati al Jardin Botanico. Un bel parcone, a quanto pare gratuito, dove si può camminare e rilassarsi un po' dietro questa specie di acquedotto. Nel punto più famoso dell'università di Coimbra, questo qua, e questa è la famosa biblioteca che dicono essere molto bella all'interno. È stata dura, sono state molte salite, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso non so se entreremo perché abbiamo una fame bestia.
è più di mezzogiorno, però almeno siamo riusciti ad arrivare al punto più famoso. Guarda, ci sono anche qua quelle vestite di nero con la manta. Quindi Hogwarts questo. Il mantello. Li abbiamo visti anche in aeroporto, raga. Hogwarts è in Portogallo. Non sappiamo che cavolo sta succedendo, ma si vestono in questo modo. Comunque va bene. Ragazzi, siamo entrati nel palazzo Passo da scuola, che è il punto più famoso dell'università. In realtà non era là fuori, è qua dentro. Il punto più famoso dell'università di Coimbra. Effettivamente è la cosa più bella che abbiamo visto oggi, sbaglio? Sì, decisamente. Non credo che sia brutto, in realtà, però è veramente bello qua dentro, raga. Il biglietto è gratuito, quindi... Purtroppo volevamo entrare anche nella libreria, ma sti strunz fanno la pausa pranzo e quindi non ci possiamo entrare perché noi dopo pranzo andiamo via. Non avremo abbastanza tempo. Peccato, perché la libreria dicono sia molto bella, quindi se venite qua al ticket office di stamattina, in qualche minuto fa del video, fanno i biglietti sia gratuiti per questo posto sia per la libreria a pagamento, 10 euro. Perciò, insomma, ve le consigliamo. Stiamo attraversando il fiume dopo un pranzetto delizioso e stiamo andando dall'altra parte, dove c'è il monastero di Santa Clara Velia. Vediamo un po'. È l'ultimo giretto che facciamo a Coimbra. Quello lassù, in posizione sopraelevata, è il monastero di Santa Clara la Nuova. Questo qua giù è il monastero di Santa Clara la Velia, la vecchia. Infatti è più vecchio esteticamente. Qua in Portogallo hanno questa abitudine di dividere le cose in vecchio e nuovo, perché si vede che quando un monumento invecchia troppo lo rifanno nuovo. Non so. E così adesso l'altro, quello nuovo, è coperto. Questo è il vecchio. Gli stiamo facendo il giro attorno e lo inquadro anche dall'altro lato. È impressionante oggi, complice il fatto che sia un lunedì, non c'è veramente molta gente in giro, siamo quasi da soli in tutte le attrazioni. Grazie. Oh, tutte le volte! Censurano, non ci puoi fare niente, censurano. I lavori e le moto, le macchine. I lavori, no, censurano. Sono stata brava, raga. Nei lavori ho fatto un video nell'unico momento di silenzio dal cantiere. Che c'era un cantiere anche lì, quindi siamo a quota due cantieri. Anche basta, no? Ho fatto un po'. Basta? Vabbè. Boh, vediamo se domani nelle città che visitiamo domani c'è qualche cantieruccio. Amici, siccome Roberto è veramente tanto pigro oggi, guarda dov'è, abbiamo un'ora massimo, guarda dov'è lassù. La nostra visita di Coimbra si conclude qua perché lui non vuole andare a vedere il monastero nuovo, gli è bastato il vecchio. Che è questo, vabbè, è stato anche chiuso, non lavorare. Oggi è più pigro di me, il che è un evento raro, Quindi... mi rendo conto di cosa posso fare o no, perché anche entrare nella biblioteca, giusto, cavolo, da vedere il monastero. Quindi insomma, infatti non siamo entrati, ma non per pigrizia, noi non stiamo salendo per pigrizia in questo momento, non per mancanza di tempo. Non è vero, guarda che c'è di strada da fare. Non è vero, se venite voi andateci, c'avete tempo. Quindi da Coimbra è tutto, linea allo studio. Perché devi salutare come strisciamo pizza? Perché mi piace. Ma dai. Ci vediamo al prossimo giretto. Gimiglione, Valerio Staffelli, da Bibbo. Ciao.